Vuoi diventare assaggiatore di vino? Ecco il nuovo corso ONAV. Telefona al 335-232178. Iscrizioni entro il 2 ottobre. Un acino di uva gli resta conficcato in gola e muore per asfissia. A perdere la vita a Scarpizzolo, frazione di San Paolo nel Bresciano, è stato un bambino di origini marocchine di 4 anni. Inutili tentativi di salvarlo. Era ricoverata al Sacco di Milano la donna uccisa dalla rabbia dopo il morso di un cane infetto, 55 anni, era ricoverata all'ospedale milanese dopo il morso in un villaggio del Kenya dove era volontaria. Furto aggravato è l'accusa dalla quale si devono difendere in tribunale a Cremona tre romeni residenti a Crema, sorpresi nella notte a rubare gasolio in un cantiere di via Cremona. Sono stati bloccati dagli agenti del commissariato. Ancora disagi per gli automobilisti a Lodi. Domani Viale Dalmazia sarà percorribile solo in una direzione, dal Tribunale a Porta Regale, a causa dei lavori per il teleriscaldamento. Lunedì 25 agosto, invece, i problemi si trasferiranno in Viale Savoia, davanti all'ospedale. Uccisa a colpi di badile, quanto accaduto nei campi di San Vito, frazione di Casal Buttano, ad una giovane femmina di lupo italiano. I proprietari attendono l'esito ufficiale dell'autopsia per sporgere denuncia contro ignoti. È ricoverato in gravi condizioni a San Matteo di Pavia il carabiniere di 48 anni rimasto coinvolto in un incidente a Stradella. La moto sulla quale viaggiava si è schiantata contro la fiancata di un'auto che stava svoltando, ferito anche il passeggero della moto, un 27enne di Broni.